Terza tappa. La rivoluzione moderna. Nona puntata. Hegel, i capisaldi del sistema. Buonasera a tutti e benvenuti a questa penultima serata della terza tappa del nostro viaggio dei filosofi. E abbiamo una appendice corposa, perché queste ultime due serate le dedichiamo al grande Hegel, il più grande filosofo probabilmente dell'età moderna e sicuramente dell'idealismo tedesco di cui fa parte. Spero che durante le vacanze pasquali qualcuno abbia ripassato. Se non l'ha fatto non c'è problema, perché Hegel è un pensatore facilissimo. Adesso infatti inizieremo subito con la lettura di un piccolo brano di una sua opera, raccontando un aneddoto, un'esperienza che ebbe con Hegel il barone Boris Duxkull, un capitano di cavalleria della milizia di origine estone e in servizio in terra russa, aspettandosi dal famoso Hegel un ristoro un po' più profondo per il suo spirito. Nel 1817 si recò ad Heidelberg. Assetato di cultura, il barone andò dal libraio più vicino e comprò gli scritti di Hegel, pubblicati fino a quel momento. La sera, comodamente seduto in un angolo del divano, aprì il primo libro con l'intenzione di leggerlo da cima a fondo e si imbatté in questa frase con la quale cominciamo l'esposizione di Hegel. La sostanza viva, è facilissima, è bensì l'essere, il quale è in verità soggetto, o ciò che è poi lo stesso è l'essere che in verità è effettuale, ma soltanto in quanto la sostanza è il movimento del porre se stesso, o in quanto essa è la mediazione del divenire altro da sé con se stesso. Come soggetto, essa è la pura negatività semplice ed è proprio perciò la scissione del semplice in due parti o la duplicazione opponente. Penso che sia chiarissimo. Adesso questa iniziale battuta serviva per, come dire, rendere un po' più tranquilla la serata. Ecco, Hegel scrive così. Praticamente c'è una frase molto bella di un grande studioso di Hegel, che è Theodor Herring, che dice, sentite qua, questa è più comprensibile, grandissimo studioso di Hegel, è un segreto di Pulcinella, cioè lo sanno tutti, che nessun interprete di Hegel sia in grado di spiegare parola per parola una sola pagina dei suoi scritti. Quindi non cominciamo a offendere, non mi uscite dalla sala dicendo che avete capito, se no io non sarei uno studioso di Hegel. Quindi, a parte le battute, quindi sappiamo già, diamo già per scontato che è l'autore più difficile di tutta la storia della filosofia. Ma c'è proprio un paradosso, è incredibile il fatto che un autore così criptico, con questo linguaggio così difficile, è stato comunque l'autore che più ha inciso in tutto il pensiero occidentale. Cioè, negli ultimi due secoli Hegel fa da padrone, ha influito su tutti gli autori più importanti, le sue pagine, pur così appunto oscure, hanno praticamente cambiato il mondo. Basti pensare che tutte le grandi ideologie dell'Ottocento e del Novecento nascono da Hegel, che è un po' la madre, da cui poi vengono fuori la destra e la sinistra, la famosa destra e sinistra hegeliana, Marx, una filosofia che ha diciamo plasmato gran parte del mondo occidentale, per fortuna o per disperazione, resta il fatto che ha attinto a piene mani da Hegel. Quindi è un autore sul quale dobbiamo per forza fare uno sforzo per cercare di capire. Noi stasera affronteremo i capisaldi del sistema, cioè cercheremo di dire qualcosa su questo sistema filosofico, che è l'ultimo grande sistema filosofico dell'Occidente. Dopo Hegel nessun filosofo oserà più costruire una filosofia sistematica, cioè capace di dar conto di tutti gli aspetti della realtà. Hegel ha la pretesa con la sua filosofia di spiegare tutto, tutto il reale. Quindi, diciamo, dopo di lui la filosofia sistematica scompare. La prossima volta invece ci soffermeremo molto, direi, con attenzione particolare, perché è un aspetto fondamentale di Hegel, sulla sua famosa dialettica. Di tutto il sistema hegeliano sceglieremo di concentrarci maggiormente sulla dialettica per vedere quale influsso ha avuto nella nostra contemporaneità. Quindi stasera i capisaldi, la prossima volta affronteremo molto più dettagliatamente la dialettica, di cui comunque qualcosa stasera diremo.
Da dove partire? È difficilissimo, quindi ripeto, non fate finta che avete capito, perché sennò è una sconfitta per me. Non dovete capire, perché è che non va capito, ok? Allora, cominciamo però, adesso a parte le battute, a vedere, così che ripassiamo anche un po' le cose dette nelle volte precedenti, le critiche fondamentali che Hegel rivolge ai tre grandi pensatori che lo hanno preceduto, cioè Kant, Fichte e Schelling, cioè il grande filosofo Kant e i due idealisti che insieme ad Hegel formano quel trittico che è l'idealismo tedesco. Perché partiamo dalla critica a Kant? Perché è fondamentale per ribadire quel concetto secondo cui l'idealismo critica sostanzialmente tutta l'impostazione gnoseologica di Kant, conoscitiva di Kant, cioè quell'idea secondo cui c'è il soggetto che conosce un oggetto che gli è esterno. E Kant diceva, ricordate benissimo, la famosa distinzione tra fenomeno e noumeno: noi conosciamo come le cose appaiono, non sapremo mai come le cose sono in verità. Questa era una contraddizione fondamentale per gli idealisti, perché appunto dire che le cose in se stesse esistono ma non si conoscono è una contraddizione, perché come facciamo a dire che esistono se non le conosciamo? Come facciamo a dire che le cose in se stesse sono la causa di come appaiono a noi se non conosciamo che i fenomeni? Perché dobbiamo dire che il noumeno kantianamente è esistente, è causa del fenomeno? Cioè tutte queste cose significa in fondo conoscere il noumeno, non si può dire che il noumeno è inconoscibile. E quindi gli idealisti tagliano corto dicendo: ciò che è contraddittorio non esiste, l'avevamo già detto l'altra volta, e quindi le cose esterne non esistono, esiste solo il pensiero. Comunque, nelle parole di Hegel, proviamo a leggerlo, suona così la critica a Kant, che è nella famosa introduzione a una delle sue più grandi opere, La fenomenologia dello spirito. Infatti, nella sua critica a Kant, al dualismo di Kant, Hegel scrive, non lo nomina mai, ma è chiaro il riferimento a Kant: secondo una rappresentazione naturale, cioè un modo di essere naturale nella filosofia, prima di affrontare la cosa stessa, la cosa in sé, il fenomeno, prima cioè di avviare la conoscenza reale di ciò che è in verità, in filosofia sarebbe necessario chiarire preliminarmente quale tipo di conoscenza va considerata come lo strumento più efficace per impadronirsi dell'assoluto, oppure come il mezzo più adatto per scorgerlo. È chiaro, è tutta l'impostazione di Kant. Dobbiamo fare una critica della ragione, un vero e proprio giudizio alla ragione per vedere cosa può conoscere o meno e se essa ha davvero la possibilità di conoscere le cose in sé. Questa possibilità non è con Kant, appunto, fallisce, noi conosciamo solo i fenomeni, ma Hegel gli dice, sentite un passaggio se lo ritrovo particolarmente bello, dice: in realtà, se in sé per sé non fosse o non volesse essere già presso di noi, l'assoluto, cioè la verità, la realtà in se stessa, si farebbe beffe di questa astuzia. Cioè tu, caro Kant, hai fatto tutta un'astuzia filosofica per dirci che conosciamo solo l'apparenza delle cose, in realtà non c'è questa distinzione, questo dualismo fra soggetto e oggetto, perché l'assoluto è già di per sé, si vuol far conoscere da noi, cioè sostanzialmente per l'idealismo non c'è il dualismo conoscitivo, quindi c'è solo un'unica realtà, l'unica realtà esistente è il pensiero, non c'è nulla al di fuori del pensiero, tutta la realtà fisica che vediamo è una produzione del pensiero, come nei sogni, abbiamo detto già l'altra volta. Quando noi sogniamo, produciamo il mondo. E quindi per gli idealisti basta il pensiero per spiegare la realtà. Tutto ciò che esiste è una produzione del pensiero. Quindi Kant, liquidato in 2 minuti, quello che hai detto è contraddittorio, tutta la tua filosofia è stata una grande astuzia, ma che in realtà è contraddittoria. Non c'è distinzione fra soggetto e oggetto, esiste un'unica e sola realtà, il pensiero. L'altra critica la rivolge a Fichte, che era il primo degli idealisti, dicendo: la tua è una cattiva infinità. Non so se vi ricordate la volta precedente abbiamo detto che Fichte, col suo io che pone anche il non io, in realtà ha riproposto il dualismo kantiano. L'io era l'unica realtà esistente per Fichte, però il secondo principio della dottrina della scienza diceva che l'io pone anche il non io, cioè il pensiero per poter attivarsi ha bisogno di porre un contenuto che non è il pensiero, quindi lo chiama non io, ma questo significa sostanzialmente ricadere nel dualismo, in più
il compito morale che Fichte attribuiva all'uomo era, e allo spirito e all'io, era sempre quello di superare l'ostacolo che si poneva. L'io pone il non io, capisce che il non io l'ha posto lui, però poi ha bisogno di riporlo per attivarsi in un infinito che non arriva mai a nulla, e quindi Hegel dice chiaramente a Fichte: caro Fichte, la tua è una cattiva infinità, tu in realtà non sei neanche un vero e proprio idealista, perché hai riproposto il dualismo kantiano, perché se un aspetto della realtà me lo chiami il non io, significa che l'io non è l'unica realtà che esiste, perché c'è anche il non io. Ma infine l'altra critica la rivolgeva a Schelling, che già ne avevo fatto cenno l'altra volta, faccio questo per poi capire bene Hegel, perché cosa diceva Hegel all'assoluto di Schelling? Schelling aveva capito che se noi l'unica realtà esistente la chiamiamo io, cioè con una connotazione soggettiva, prima o poi ci saremmo ritrovati con un oggetto, perché se c'è un soggetto vuol dire che prima o poi ci sarà anche un oggetto. E allora Schelling diceva che l'assoluto, quest'unica realtà esistente, non possiamo chiamarla io o soggetto o spirito, perché in questo modo finiamo sempre per ricadere in quel famoso dualismo. Se vogliamo essere idealisti veri, dobbiamo dire che l'unica realtà esistente è indifferente rispetto al soggetto e l'oggetto, cioè può essere tutte e due le cose. Infatti chiamava quest'unica realtà esistente assoluto, dicendo cioè è sciolto, è svincolato dalla dicotomia soggetto e oggetto. Però Hegel gli dice: ma caro Schelling, così facendo tu non spieghi la realtà che vediamo. Perché? Perché se l'assoluto è una indifferenza di soggetto e oggetto, ed esiste solo in questo essere indifferente a questa dicotomia, come mai poi si realizza o in quelli che ci sembrano essere gli oggetti o comunque nei soggetti? Nel momento in cui l'assoluto si realizza, non è più l'assoluto, ma allora potremmo dire che l'assoluto per esistere deve morire, non deve essere più l'assoluto. Infatti Schelling diceva, poi arriviamo, tanto non dovete capire niente, quindi non vi spaventate, perdonatemi, questa è una filosofia molto difficile, ma ci arriviamo al cuore del problema. Hegel dice di Schelling: il tuo assoluto in cui non c'è più soggetto e oggetto, ma che diventa le due cose, è come una notte dove non si vede niente, una notte indistinta, dove tutte le vacche sono nere. Ovviamente Schelling se l'è segnata questa frase di Hegel, ha detto, da quel giorno hanno litigato, non si sono più parlati, però gli ha detto: il tuo assoluto che non lo caratterizzi come soggetto, in realtà è un indistinto. Noi dobbiamo riaffermare invece chiaramente, e arriviamo ad Hegel, che quest'unica realtà esistente è un soggetto, è un soggetto. E adesso vi leggo la frase cruciale, se la ritrovo, di Hegel, perché da qui muoveremo e qui capiremo Hegel. Dice Hegel: dell'assoluto, cioè di quest'unica realtà esistente, infatti, bisogna dire che è essenzialmente un risultato, che solo alla fine è ciò che è in verità. Nella mia filosofia, tutto consiste nel concepire l'assoluto non tanto come una sostanza, bensì propriamente come un soggetto. Questo sembra banale, ma questa è una rivoluzione allucinante. Cioè dire che l'assoluto, cioè l'unica realtà esistente, è un soggetto, significa dire che diviene, perché i soggetti divengono. Voi fate la prova con voi stessi, che siete comunque dei soggetti, non il soggetto unico esistente, ma siamo comunque dei soggetti, e noi diveniamo. Noi siamo risultato. Io oggi sono il risultato di tutte le tappe della mia vita. Infatti Hegel cosa ci ha detto? L'assoluto è essenzialmente il risultato, che solo alla fine è ciò che è in verità. Nella mia filosofia tutto consiste nel concepire l'assoluto non come una sostanza, ma come un soggetto. Ma questo significa che la verità diviene, che l'assoluto, l'unica realtà esistente, è diveniente. E qui già capiamo solo da questo quanto Hegel ha inciso nella nostra società. L'idea cioè che la verità si fa nella storia, che la verità diviene,
che ciò che è vero oggi è così perché c'è una storia dietro che l'ha fatto essere vero oggi, ma non è detto che domani sia vero come è vero oggi, ma domani sarà un altro risultato, cioè l'assoluto è un soggetto e come tale diviene, come tutti i soggetti. Ripeto, noi oggi siamo il risultato di tutte le tappe della nostra vita. E per Hegel è la stessa cosa, l'assoluto è essenzialmente il risultato, che solo alla fine è ciò che è in verità. Questo apre il campo allo storicismo, al credere che la verità e la storia coincidono, che la verità è ciò che la storia fa. Non c'è più la verità oggettiva, assoluta, Dio concepito come il vero che dà un senso al mondo. Cioè qui veramente siamo fuori da tutta la filosofia greca, da tutta la filosofia medievale, da San Tommaso d'Aquino in particolare. Non c'è una verità oggettiva. Il vero non è qualcosa di stabile. Scusatemi, nell'Antico Testamento Dio che cos'è? E nel Nuovo Testamento l'immutabile. Dio è l'assoluto, è l'immutabile. Nella dottrina cattolica cosa si dice? Cristo è sempre lo stesso, ieri, oggi e per sempre, cioè la verità è stabile. E in Hegel no, l'assoluto Dio non è qualcosa di oggettivo e stabile, ma è un soggetto che diviene. Ci siamo fino a qua? Quindi l'assoluto di Hegel è ancora una volta connotato con i caratteri della soggettività. Però Hegel non ricade in quel dualismo soggetto-oggetto, perché? Lo vedremo tra poco. Perché il secondo passo che facciamo è appunto vedere l'assoluto come soggetto. Hegel dice, questo assoluto, quindi, siccome è risultato, che solo alla fine sarà ciò che è in verità, all'inizio non sa neanche chi è. Torno sulla metafora dei soggetti empirici che noi siamo. Noi, quando siamo appena nati, e non abbiamo cioè ancora avuto modo di svilupparci, non sappiamo neanche chi siamo, non abbiamo coscienza di noi stessi. E lo stesso dice Hegel. L'assoluto, cioè, prima di diventare qualcos'altro, poi capiremo, è nella massima povertà, perché ancora non si conosce. Quest'unica realtà esistente, che chiamiamo idea, da cui idealismo, all'inizio è l'idea in sé per sé, cioè da se stessa, senza ancora essersi riconosciuta. L'idea in sé per sé, che sarebbe Dio, tra virgolette, prima della creazione del mondo, cioè prima di diventare natura, come vedremo, è studiato da quella parte del sistema, stiamo facendo i capisaldi del sistema, che Hegel chiama la logica. Ma cosa accade? Ecco perché Hegel non cade nel dualismo. Questo stesso assoluto, quest'unica realtà esistente, questa idea, con un termine che avrà un successo nella sinistra hegeliana incredibile in Feuerbach e Marx, si aliena da sé, cioè si estranea da sé, diventa qualcos'altro, fuoriesce da sé. Capiremo, perché c'è una metafora che saltate sulle sedie. Cioè questo assoluto fuoriesce da sé, che significa? Diventa qualcos'altro. Quindi quella che ci sembra essere la realtà, la natura, l'oggetto, non è, come per Fichte, il non io, ma è sempre l'idea che è fuoriuscita da sé. Ecco perché Hegel non scade nel dualismo, non dice l'idea e la non idea, perché la seconda tappa è l'idea, perché è sempre un'unica e sola realtà, che fuoriesce da sé, cioè diventa natura, diventa quello che ci sembra essere il mondo, diventa la realtà apparentemente esterna a quest'unica idea. L'idea fuori di sé, cioè estraniata, alienata nella natura, chiamiamola così, è studiata non a caso dalla seconda parte del sistema hegeliano, che è la filosofia della natura, che studierà appunto l'idea che si è persa, che è uscita da sé. Arrivo con la metafora perché sennò vi perdete. L'ultima cosa, una volta che però è uscita da sé, l'idea ritorna in sé, cioè si riconosce, capisce che tutto ciò che esiste non è altro che lei che si era estraniata da sé, cioè quest'unica realtà esistente, idea o assoluto, è prima di tutto in sé stessa. Poi fuoriesce da sé, ma poi ritorna in sé perché capisce che ciò che esiste in realtà non era altro che lei in un altro modo. E questa è studiata appunto, e dopo l'estraniazione acquista coscienza di sé, quest'unica realtà esistente, l'idea, ed è studiata dalla filosofia dello spirito. Infatti Hegel distingue
quando parla di dea intende Dio prima ancora di estraniarsi, quando invece riparla dell'idea che si è riconosciuta la chiama spirito. Però facciamo una metafora, se no l'avevo promesso non dovete capire niente, ma non voglio essere di parola. C'è un esempio che può aiutarci a capire. Tutti noi non ci conosciamo, nessuno di noi si è mai visto in faccia. Avete mai pensato questo? Noi, per poterci conoscere, o potremmo dire riconoscere, dobbiamo in un qualche modo vederci in qualcos'altro, in uno specchio. Cioè io, e infatti i bambini, quando li fai specchiare, pensano sempre che è un amichetto, cioè che è qualcosa di diverso da sé. Hanno bisogno di fuoriuscire da sé per poi, in quella immagine esterna a sé, riconoscersi. Ecco, l'assoluto hegeliano è questo. L'idea in sé è la massima povertà perché non si conosce. Ha bisogno di uscire da sé, farsi natura, potremmo dire, farsi immagine allo specchio, e poi in quella immagine prendere consapevolezza che nulla è diverso che da se stessa, cioè che in fondo quell'immagine non era altro che lei, questa unica idea, che si era estraniata e che ora finalmente si riconosce. Ecco, la tripartizione del sistema hegeliano è questa: idea in sé, studiata dalla logica, idea fuori di sé, studiata dalla filosofia della natura, idea che ritorna in sé, o lo spirito, filosofia dello spirito. C'è questa triade, e dico questo termine non a caso perché in Hegel il termine tre è fondamentale, ma vedremo cammin facendo. Quali sono quindi le tesi di fondo di questo sistema hegeliano? Che non dovete capire, perché sennò mi offendo. La prima tesi di fondo è questa: la risoluzione del finito nell'infinito. Che significa? Che tutto ciò che esiste, che a noi ci sembra il finito, non ha una realtà vera in sé, perché è una manifestazione di quest'unica realtà esistente. Cioè tutto quello, e questo è molto romantico in Hegel, tutto quello che apparentemente, perché non è che un'apparenza, ci sembra il finito, cioè le cose e anche i nostri spiriti finiti, in realtà non esistono, così come non esiste l'immagine allo specchio, perché tutto ciò che è la realtà non è altro che un'unica e sola realtà, l'idea che si è persa, estraniata, è fuoriuscita da sé ed è diventata natura, ma tutto ciò che vediamo è questa idea. Torniamo al sogno. Nel sogno, se noi facciamo un sogno realistico, è tutto una produzione della nostra mente, che in un qualche modo si è estraniata da sé in quel pensato che è il sogno, ma tutto ciò che fa parte del sogno in realtà non esiste, perché tutti i singoli elementi del sogno, cioè i finiti, sono in realtà una manifestazione di un'unica realtà che è il mio pensiero. E non è che posso, se sogno che sono a Piazza San Pietro a vedere l'Angelus del Papa e incontro Don Claudio e ci diamo la mano, in quel sogno è tutto falso. Non c'è Piazza San Pietro, non c'è Don Claudio, non c'è il Papa, non c'è quello che sento. Tutti quegli elementi finiti in realtà si risolvono nel sogno. Il finito si risolve nell'infinito. Non ha una consistenza vera e propria, è tutta una manifestazione di quest'unica realtà, cioè noi non esistiamo, cioè o esistiamo come immagine, come assoluto che si è estraniato da sé e che deve riconoscersi. Il finito è una manifestazione, è un momento necessario dell'infinito. Perché dico momento necessario? Faccio un piccolo inciso, perché voi già avete capito, anticipo il terzo punto, che in questa filosofia si giustifica tutto. Infatti Hegel c'è tutto un dibattito sul giustificazionismo hegeliano, cioè se la realtà è una manifestazione di questa idea, che è in sé razionale, logica, significa che tutto ciò che esiste è come deve essere, non c'è una distinzione fra come dovrebbe essere e come è. Vi faccio un esempio: quando io mi specchio e tutto di quell'immagine che vedo allo specchio sono io,
E non posso dire che c'è un capello che non ci sta bene, e no, perché se comunque sono io, quindi è la perfetta, identica estraniazione da me, che è identica come io sono, quindi la realtà non è altro che come Dio è, questo Dio che ovviamente non è il Dio cristiano, cioè nulla di ciò che esiste è senza senso, perché tutto quello che esiste è una manifestazione di Dio, quindi nell'immagine tutto si tiene perché io possa riconoscermi, anche le cose negative, anche un brufolo fastidioso a vedersi, pieno di pus, che sembrerebbe un male, nell'immagine è un bene, perché comunque proprio quel brufolo magari servirà a me per riconoscere che sono io, ecco, allora quello sono io, quindi non c'è male. E quindi molti dicono, Hegel, caro Hegel, se tutta la realtà è una manifestazione di questa razionalità che è Dio, tutta la realtà è Dio, esiste d'altronde un'unica realtà, infatti è un panteismo, ma allora tu giustifichi tutto. Io non posso dire che i gulag sovietici siano un male, servivano all'autoriconoscimento dell'assoluto. Non posso dire che Auschwitz e tutta la tragedia dell'olocausto è un male, e no. Se tutto è una manifestazione di quest'unica realtà, tutto è giustificato. E infatti c'è una perfetta identità tra ragione, cioè questa idea, quest'unica realtà che esiste, lo spirito, e la realtà. C'è perfetta identità. Se avete seguito l'esempio dello specchio, c'è una perfetta identità fra me e l'immagine. Tutto ciò che è mio è nell'immagine, e tutto ciò che è nell'immagine sono io. E questa è una parafrasata, la famosa frase di Hegel, famosissima: ciò che è razionale è reale, e ciò che è reale è razionale. Questa frase che ce la dicono sempre, ora la capiamo. Tutto ciò che è razionale, cioè che è questa unica idea, quest'unica ragione, quest'unica realtà esistente, è reale, perché abbiamo detto che si è estraniata, è diventata realtà, ma tutto ciò che è reale è questa idea, è razionale. C'è una perfetta corrispondenza fra l'essere e il dover essere. Tutto ciò che esiste è come è, perché è una manifestazione di quest'unica realtà. La faccio lunghissima perché stasera sforiamo, ma proveremo ad andare avanti. E infine, quindi, la funzione giustificatrice della filosofia: nulla è estraneo e esterno a questo processo di autoriconoscimento dell'assoluto. Questo è il sistema hegeliano, E vedremo cosa accadrà. L'autoriconoscimento, lo saltiamo perché praticamente l'ho fatto velocissimo, ecco, un uomo allo specchio, che prima di specchiarsi è l'idea e non sa quindi di chi è, poi si estranea nell'immagine allo specchio che è la natura, e poi quando prende consapevolezza che tutto ciò che è allo specchio in realtà è lui, diventa spirito, ha preso finalmente consapevolezza di se stesso. Ora, questo processo, e due parole proprio brevissime, un minuto e mezzo sulla dialettica, è già la dialettica hegeliana. Cioè la nuova logica. Hegel inventa una nuova logica, cioè quest'unica realtà esistente che è soggetto. Nella mia filosofia tutto consiste nel concepire l'assoluto non come sostanza ma come soggetto, che solo alla fine è ciò che è in verità. L'assoluto è essenzialmente risultato. Ecco, così come noi quando ci conosciamo siamo il risultato del nostro specchiarci. Ora, Hegel dice: ma che cos'è che fa muovere questa idea, questo soggetto? Qual è il motore di questo soggetto? La dialettica, cioè una nuova logica che soppianta la logica classica, dialettica, termine della logica greca, della filosofia greca, che però Hegel soppianta, perché dice: la famosa logica aristotelica, il principio di non contraddizione, il principio di identità, che una cosa è ciò che è il momento più basso del ragionamento, è quello dell'intelletto. Cioè non è che nega il principio di non contraddizione, ma serve per l'intelletto, la ragione funziona in un altro modo. Cioè il primo momento di questa triade dialettica, di cui in fondo abbiamo già detto tutto perché è praticamente la vita stessa dell'assoluto, è questo, cioè noi poniamo una tesi,
Cioè concepiamo le cose isolatamente, astrattamente, dice Hegel, cioè astraendole dal rapporto col resto delle cose. La tesi appunto è il momento astratto o intellettuale dell'intelletto, anche Hegel distingue intelletto e ragione come Kant, e cioè quelle determinazioni statiche della realtà. Il bene, penso di poterlo concepire da solo. Ecco, sì, che cos'è il bene lo so, il principio di non contraddizione e di identità, non posso dire nello stesso tempo A e non A. A è uguale A, quindi il bene è il bene, lo concepisco astrattamente, pongo una tesi. Ecco, questo è il ragionamento basso, perché Hegel dice, no, signori cari, bisogna fare un'altra cosa. Bisogna che quest'unico concetto, preso a sé stante, per averlo veramente, per possederlo davvero, dobbiamo rovesciarlo nel suo contrario. Un po' come l'assoluto, che quando è in se stesso, astrattamente, non si conosce, deve fuoriuscire da sé, diventare altro da sé, diventare il suo opposto. Infatti il secondo momento della dialettica è l'antitesi, cioè l'antitesi, che è il momento dialettico, che cioè che mette in moto i nostri concetti che sennò sarebbero statici, ma che fuori di metafora sono la vita stessa dell'assoluto, oppure negativo razionale, proprio un momento essenziale, cioè il bene, pensate questo quanto ci ha condizionato, perché questo è il ragionamento di tutti noi, che sembrano cose astratte, come sentite, perché stasera mi prendete per matto, dite Girlanda si è messo a farci una lezione allucinante, non ci veniamo più, venite perché è l'unica volta che la filosofia è così astratta, sembrano cose distanti da noi. Bene, è come ragioniamo, cioè Hegel è riuscito a soppiantare la logica antica con una nuova logica, cioè io posso sapere in verità una cosa solo se la, come posso dire, metto in dialettica e la rapporto al suo opposto, solo allora ne ho la verità, cioè il bene non è bene se non passa per il male. Io non sono me stesso se prima non mi perdo in qualcos'altro di diverso da me. E quasi si annuncia il primato della prassi di Marx. Cioè io non posso sapere chi sono se non perdendomi, se non diventando altro da me. È un po' quando si dice non lo puoi dire se non ci sei passato. La droga. Non puoi parlare. Per tutti noi è vero che uno che si è drogato ne sa più della droga di chi non si è mai drogato, perché ci è passato, quindi ha fatto l'esperienza della perdizione, ora lo sa meglio di te. Guardate, la logica hegeliana è satanica, ma è un giudizio di valore, ma è tremenda. Cioè io so chi sono solo se prima sono passato per l'opposto a me, ma lo vedremo la prossima volta. Che non a caso il titolo della prossima serata sarà Verso il nichilismo, la dialettica hegeliana. Cioè le determinazioni sono il rapporto tra loro. La vita non è vita se non il rapporto con la morte. Un po' Eraclito che diceva che c'è un'armonia dei contrari, che il giorno è giorno solo perché c'è la notte. Infatti quando Hegel spiegava Eraclito nelle sue lezioni diceva finalmente avvistiamo la verità, perché era un appassionato di Eraclito, perché ridice un po' quello che già Eraclito, seppur in altro contesto, diceva. L'ultimo momento, appunto, la sintesi, cioè la riunione della tesi e dell'antitesi, cioè il momento vero e proprio speculativo dove riaffermo la tesi, ma in maniera più ricca, perché sono passato per l'antitesi. E vuoi mettere quanto so meglio che cos'è il bene se prima l'ho rovesciato nel male? Hegel usa un termine tedesco che dobbiamo chiarire, Aufhebung, bisogna dire questo termine tedesco perché è intraducibile, perché è una parola che ha un doppio significato nella lingua tedesca, cioè vuol dire sia togliere sia conservare, ma nel senso dei cibi, quando deve essere conservato. Cioè questo terzo momento dove l'antitesi viene tolta, però conservata. Cioè io so il bene perché sono passato per il male che ora ho tolto, quando riaffermo il bene, però lo conservo, c'è una parte che si conserva. Quindi la dialettica è un po' questo, ma non vi preoccupate perché non dovete capire niente, e in più perché tanto lo facciamo la prossima volta. Ora, per riposarci un attimo,
due minuti sull'unica cosa che capirete e che anch'io capisco, la vita di Hegel, per riposarci un po', perché poi dobbiamo dire le ultime due cose su alcune pagine fondamentali di Hegel che è doveroso citare. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nasce a Stoccarda il 27 agosto 1770 da una famiglia di religione luterana da cui viene avviato agli studi di teologia. Negli anni dell'università stringe amicizia con il poeta romantico Hölderlin e il filosofo Schelling, con i quali condivide le passioni filosofico-letterarie e l'entusiasmo per la rivoluzione francese. Il giovane Hegel si mostra presto insoddisfatto del rigido insegnamento accademico. Infrange ripetutamente le norme e riceve molte punizioni, fino alla prigione d'isolamento per un ritardo nel rientro da un permesso. Dopo l'università rifiuta la via religiosa e si dedica all'attività di precettore, prima in Svizzera e poi in Germania. È in questi anni che inizia a esercitare il suo genio di pensatore e scrittore e a elaborare i primi tratti del suo sistema filosofico. Nel 1807, alla morte del padre, su invito dell'amico Schelling si trasferisce a Jena, la città di nascita del romanticismo tedesco, e qui tiene il suo primo corso universitario. Al periodo di Jena appartiene anche una delle sue opere più celebri, la fenomenologia dello spirito. Nello stesso anno, la Germania viene invasa dalle truppe napoleoniche. Hegel, a causa della guerra, perde la sua posizione di docente e si trasferisce a Bamberga, dove assume l'incarico di caporedattore del quotidiano locale. Ma le ambizioni del filosofo non potevano trattenerlo a lungo in una simile posizione. Assume a partire dall'anno successivo una serie di incarichi presso università sempre più prestigiose, mettendo mano con impegno alla sua opera, fino alla stesura dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, l'esposizione completa del suo intero pensiero. Nel 1818 viene chiamato all'Università di Berlino dal re di Prussia in persona e la sua celebrità è tale da influenzare la vita culturale dell'intero paese. Nominato rettore, riesce a tenere lontane dall'università tutte le agitazioni politiche degli anni 30. Se infatti il giovane Hegel aveva applaudito alla rivoluzione francese, il filosofo e rettore ormai sessantenne guarda con sdegno alle rivoluzioni liberali. Hegel muore nel 1831 durante un'epidemia di colera, lasciando alla filosofia tedesca e al mondo un'eredità immensa e incancellabile. Eccoci qua. Ora, un'ultima cosa sulla dialettica, brevissima, che la prendo da Emanuele Severino, nostro compagno di viaggio citato spesso. Sul momento negativo, perché ci tengo che sia chiaro, così che la prossima volta capiamo le conseguenze di questa dialettica, perché molte cose invece saranno date per scontate. Però dice, fa questo esempio sulla vita: ogni determinazione dell'intelletto, cioè statica, che afferma la tesi, si sopprime e diventa il proprio opposto. Ad esempio, la vita, isolata dalla morte, considerata cioè a prescindere dalla morte, non può nemmeno presentarsi come negazione della morte. Allora, che cos'è la vita? Appunto perché per essere negazione della morte, la vita dovrebbe essere in relazione alla morte. Isolata dalla morte, la vita diventa quindi essa stessa morte. Ecco, per dire come questo momento negativo è fondamentale, cioè non a caso lo chiama il momento negativo razionale Hegel. È essenziale, se no non si procede. E in fondo abbiamo visto che il sistema hegeliano, la vita stessa dell'assoluto, è una grande triade dialettica. La tesi, l'idea in sé, l'idea che esce da sé e diventa natura, e quindi è fuoriuscita da sé, si è negata, è diventata oggetto,
E poi l'idea che finalmente capisce che in realtà quel momento era sì necessario, ma andava superato, che quindi riafferma se stessa, prende consapevolezza di sé e diventa spirito. Tutto questo Hegel, fin dai primi anni della sua vita, l'aveva messo a fuoco e a un certo punto dice: ma mettiamoci a scrivere questo sistema che ho elaborato. Comincia a scrivere, beh, facciamo la prefazione, una piccola introduzione, sarà 10 pagine, sarà 20 pagine, sarà 50 pagine, è venuto questo tomo qua, questa era l'introduzione a tutto il sistema. Quindi a un certo punto si è fermato, ha detto ok, facciamo che è un'opera a sé ed è la fenomenologia dello spirito, in cui fenomenologia non deve ingannarci, non è il fenomeno kantiano, ma è come lo spirito si riconosce, come da una coscienza soggettiva umana piano piano lo spirito si riesce ad autoconoscersi. E Hegel in quest'opera, che è stata anche chiamata una sorta di storia romanzata della coscienza, come la coscienza progressivamente riesce ad elevarsi a spirito, cioè a capire che esiste un'unica realtà, questo unico spirito, è divisa per tappe, per figure le chiama Hegel. Sono diverse figure che ovviamente non possiamo fare tutte, ma di cui devo fare un accenno almeno a una. Queste figure della fenomenologia dello spirito sono momenti necessari, stazioni nelle quali il treno della coscienza deve passare per poter giungere a destinazione, perché l'assoluto è risultato. Quindi queste tappe della fenomenologia dello spirito sono i momenti essenziali in cui lo spirito è dovuto passare straniandosi da sé, perdendosi, ma tutte necessarie, una sorta di calvario, come le stazioni della Via Crucis, dice proprio Hegel, in cui ogni momento era necessario. Necessarie. Quali sono queste figure? Ne diciamo un paio. La prima è proprio la coscienza, cioè Hegel parte dicendo, e ripropone tutto il discorso su Kant, partiamo dall'inizio, quando una coscienza afferma solo ciò che vede, io credo solo a ciò che vedo e tocco, poi in realtà capiamo che l'oggetto che abbiamo di fronte lo poniamo noi, con l'intelletto kantiano e via discorrendo, cioè, ma non la facciamo lunga, non esaminiamo, perché poi ogni tappa è suddivisa in triadi, perché in Hegel è tutto triade dialettica, tesi, antitesi, sintesi, questa sintesi diventa a sua volta una nuova tesi che deve essere negata per poi essere riaffermata in una sintesi, poi deve essere negata, cioè il procedimento hegeliano, abbiamo letto quelle frasi all'inizio, è da diventare pazzi. Quindi diciamo che la coscienza attraverso alcune triadi, che qui sarebbe inutile spiegare, arriva a capire dal punto di vista proprio gnoseologico conoscitivo che in realtà l'oggetto è posto da lei, eh? È il superamento di Kant. E qui arriviamo quindi alla coscienza che ha preso consapevolezza che l'oggetto in realtà è posto da lei, cioè l'idealismo, dopo Kant l'idealismo. E qui c'è la figura dell'autocoscienza, cioè una coscienza che ha capito che è lei in realtà a porre la realtà. E qui ci sono pagine indimenticabili che eserciteranno un influsso incredibile su Marx, perché Hegel, una delle parti più belle della sua fenomenologia dello spirito, è la dialettica servo-padrone. E voi capite che Marx aveva subito un orgasmo a sentire queste parole. Dialettica servo-padrone. Solo che è chiaro che Hegel non la interpreta in senso marxista, anche che Marx doveva ancora nascere. E Marx, che non a caso dirà di Hegel, la sua è una logica, una dialettica che sta sulla testa, astratta, bisogna farla diventare storia. E purtroppo nella fenomenologia dello spirito, quando Hegel affronta questa dialettica servo-padrone, che diremo in un minuto e mezzo, si fa prendere da questa immagine e quindi qualche equivoco lo crea. Però vi devo dire una cosa, questa la prendo invece da Ralph Ludwig, che scrive una bellissima opera che consiglio a tutti, Fenomenologia dello spirito, guida e commento, cioè spiega tutta la fenomenologia dello spirito, e ci spiega una cosa interessante. Dice, attenzione, perché a un certo punto, quando parla dell'autocoscienza, quindi di una coscienza che ormai ha capito che l'oggetto in realtà l'ha prodotto lei, dice che a un certo punto c'è una lotta per la sopravvivenza tra varie autocoscienze, e quindi crea un po' un equivoco, perché sembra quasi, non dovete capire, quindi vado avanti, sembra quasi che siamo entrati nel regno della storia dove ci sono le lotte, cioè siamo passati dall'aspetto gnoseologico della figura della coscienza a quello storico dell'autocoscienza, ma in realtà la parte storica verrà solo con la figura dello spirito che non facciamo. Quindi giustamente Ludwig dice questa cosa qua, sentite che bello. Hegel dà il segnale della lotta, una lotta. È una lotta per la vita o per la morte.
Si tratta della vittoria, della sottomissione e della prova. L'unico problema è chi lotta contro chi? Cioè, il problema che adesso nasce è questo, ma questa benedetta lotta che leggiamo in queste pagine della dialettica Servo Padrone, tra chi è? Visto che stiamo parlando di un'autocoscienza, bene, qui fa una proposta interpretativa che io condivido e che quindi ve la appioppo. Dice, la metafora della signoria e della servitù si spinge così tanto avanti da nascondere ciò su cui voleva propriamente richiamare l'attenzione, e cioè il duplicamento dell'autocoscienza. Cioè non è in realtà una lotta fra due uomini, è la lotta che avviene in tutte le autocoscienze. Pensiamo a Fichte, pensiamo a quel discorso che facevo tra pensiero e pensato. Cioè la coscienza ha capito, è diventata autocoscienza, che l'oggetto è posto da lei, quindi se ne vorrebbe liberare, sopravvivere con la lotta per la vita senza l'oggetto. Però se non pone l'oggetto, ecco il non io di Fichte, non riesce ad attivarsi, non riesce a vivere. Cioè c'è una lotta in cui a un certo punto, per aver salva la vita, c'è una sottomissione, ecco la dialettica servo-padrone. Cioè il servo è colui che si è sottomesso, pur di aver salva la vita, al padrone. Cioè i due avversari della lotta, questi due, questo servo e questo padrone, dice sempre Ludwig, i due avversari della lotta, dunque, sono queste due figure dell'autocoscienza. Quella che si conosce, la cui concupiscenza è la volontà di potenza di pensare a se stessa, che vorrebbe con tutta la forza ostacolare la sua negazione nell'altro, come in un sogno. E invece quella che si perde nel mondo oggettivo, la cui concupiscenza vuole con tutta la forza unirsi al mondo e ostacolare così con le altre figure la sua negazione incombente. Diciamo in due parole, cioè Hegel a un certo punto dice, in questa lotta, che sia tra due autocoscienze o che sia in un'unica autocoscienza, adesso non ci interessa, però c'è una parte che si configura come padrone e una come servo, pur d'aver salva la vita. Il padrone è colui che non ha avuto paura della morte e quindi si è appropriato finalmente dell'oggetto e dice, comando io, sono il padrone. Perché adesso facciamo questo ragionamento, lo dobbiamo fare, perché appunto questa è una figura importantissima, e poi chiudiamo. Dice praticamente Hegel, questo rapporto tra servo e padrone contiene in sé il principio del ribaltamento, cioè in realtà si scopre, colpo di scena, che il padrone che si sentiva padrone in realtà è servo, ecco la dialettica, il servo che si sentiva servo in realtà è padrone. Perché? Perché il servo lavora per il padrone, lavora l'oggetto, ha a che fare col mondo, ma proprio perché lui è colui che lavora mentre il padrone sta a casa a godersi il suo essere padrone, è l'unica realtà che permette al padrone di potersi sentire padrone. Cioè a un certo punto il servo in Hegel si accorge che è lui che sorregge lo specchio, per tornare alla metafora, nel quale il padrone può specchiarsi e sentirsi padrone. Quindi in realtà il servo sa che se toglie al padrone l'oggetto del suo riconoscimento, il padrone non è più padrone. E in più il servo è fortunato per Hegel, perché lavorando l'oggetto se ne emancipa, mentre il padrone, anche per farsi la colazione, ha bisogno sempre di qualcuno che gliela faccia. Quindi chi è il vero libero, il servo o il padrone? Per Hegel il servo. Però ripeto, tutto questo noi lo diciamo sulla scorta di questa metafora che fa Hegel, ma sicuramente Marx ha ragione nel dire che questa cosa è astratta in Hegel, è una dialettica del pensiero, di una coscienza che si vuole liberare dalla sua dipendenza dagli oggetti. Era doveroso fare questo accenno. L'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, cioè la seconda grande opera in cui Hegel, appunto, dopo questa introduzione spiega tutto il suo sistema, l'abbiamo praticamente detta. C'è la prima parte che è la logica, che studia l'idea in sé, e cioè la struttura razionale di com'è Dio prima ancora di estraniarsi, prima ancora di creare, tra virgolette, il mondo. La filosofia della natura, che studia l'idea che invece si è allenata da sé. Quando studiamo la natura in realtà non facciamo altro che studiare l'idea che si è estraniata da sé. E c'è una differenza di fondo col romanticismo qui, perché voi sapete che i romantici esaltavano la natura, eh? Il romantico è colui che voleva l'amore panico verso la natura, cioè il penetrare la natura per incontrarsi con Dio. Hegel questo lo rigetta, dice addirittura perdersi nella natura significa perdersi sì in Dio, ma nel Dio nel momento in cui si è estraniato da sé, che si è creduto oggetto. Quindi una differenza di fondo col romanticismo. Infine la filosofia dello spirito, che è divisa in come? In spirito soggettivo, cioè
l'idea che si riconosce in un elemento soggettivo, la coscienza, infatti in questa parte Hegel del sistema ci rimette tutta la fenomenologia dello spirito, la prende, la copia, la rimette là. Lo spirito oggettivo, cioè lo spirito che si riconosce in un elemento oggettivo, e qui un accenno proprio doverosissimo, lo stato, cioè a un certo punto Hegel dice lo stato è lo spirito oggettivo, cioè lo stato è Dio. Lo stato etico, cioè nella parte proprio dello spirito oggettivo, Hegel dice lo stato non è una creazione arbitraria degli uomini con un contratto, no, lo stato è una manifestazione dell'assoluto. Con la gioia di Hitler e compagnia cantante che hanno fatto dello Stato un assoluto, e lo prendono da Hegel, cioè l'idea che lo Stato sia la manifestazione dello spirito assoluto, la manifestazione di Dio, la divinizzazione dello Stato. Quindi Hegel è lontano sia dal contrattualismo, lo Stato non nasce da un contratto, ma è una manifestazione oggettiva di Dio, è lo spirito, cioè l'idea che si è riconosciuta in un elemento oggettivo come lo Stato. Ha avuto nefaste conseguenze questa teoria. E infine lo spirito assoluto, cioè che non si riconosce più né nell'oggetto né nel soggetto, ma prende consapevolezza di sé in tre momenti. Il sapere assoluto, e finisco, l'arte, la religione e la filosofia. Sono l'ultima triade dialettica, perché non è come per Fichte che non finisce mai questo processo, a un certo punto l'assoluto si riconosce e dice Hegel. Il sapere assoluto, cioè lo spirito che finalmente sa chi è, che si è autoriconosciuto, il sapere sciolto da tutto, la massima sapienza, non più la filosofia, l'amore del sapere, ma la sofia, la sapienza, si può avere in tre momenti, i cui contenuti sono identici, cambia il modo in cui vengono detti. Nell'arte questo sapere assoluto avviene come intuizione sensibile, quando contempliamo un'opera d'arte. Nella religione avviene attraverso una rappresentazione, nella filosofia attraverso un concetto. Vi faccio un esempio, così chiudiamo. Hegel studiò molto in seminario protestante a Tubinga e era un appassionato del cristianesimo. Dice che il cristianesimo è la più grande religione, perché dice la verità vera, però sotto forma di rappresentazione. Noi ci rappresentiamo attraverso delle storie la verità filosofica. Pensate al cristianesimo, la Trinità e la triade dialettica, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio, Padre, l'incarnazione che fuoriesce e si fa natura, e Dio, che Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, che si è fatto carne, si è fatto natura, poi ritorna al Padre. E la dialettica hegeliana è tutta la vita dell'assoluto. Quindi Hegel dice la religione cristiana dice la verità, dice un sapere assoluto, ma lo dice tramite una rappresentazione. Per Hegel queste sono rappresentazioni, come le rappresentazioni sacre. E c'è tutto nel cristianesimo, era la religione che meglio si adattava, secondo Hegel, a spiegare la filosofia. Però mentre il cristiano poverino si dice questo sapere assoluto tramite una rappresentazione, l'artista te lo fa vedere con l'intuizione sensibile di un'opera d'arte, solo il filosofo te lo fa sapere a livello concettuale, quello che abbiamo detto stasera, che abbiamo con fatica cercato di dire stasera, il concetto filosofico, la razionalità filosofica, che finisce con Hegel, il quale dice: con me finisce la storia della filosofia. Quindi da Talete, da cui eravamo arrivati, per Hegel finiva con lui, perché dice: io sono stato colui che ha permesso definitivamente, concettualmente, filosoficamente a Dio di potersi riconoscere. Dio si è servito di me, d'altronde tutto è manifestazione dell'assoluto, per potersi finalmente autoriconoscere e sapere chi è. Questa filosofia, che sembra così astratta e lontana da noi, fidatevi, ha avuto delle conseguenze incredibili, che vedremo la prossima volta, che sarà la serata più importante. Spero che stasera non abbiate capito niente, se no mi offendo. Grazie dell'attenzione. Lo so che la serata è stata estremamente impegnativa, per cui solo poche sottolineature. La prima è questa: con Hegel, dopo tanto tempo che per noi è consistito in diversi appuntamenti settimanali, diverso tempo della storia della filosofia, finalmente con Hegel finisce il tempo in cui la filosofia si era trasformata di fatto
in una gnoseologia, cioè in un interesse puramente metodologico sul metodo della conoscenza, sul problema della conoscenza, e ritorna ad essere una metafisica, cioè uno studio complessivo della realtà, e propriamente, l'amico Luigi l'ha accennato prima, propriamente una teologia. La filosofia di Hegel è una teologia. Hegel non è un filosofo, è un teologo. Certo, di un Dio che è tutto suo, ma solo suo, però certamente è una teologia. Nella teoria di Hegel, ciò che esiste è soltanto l'assoluto, e questo assoluto è Dio. In se stesso, poi si pone fuori di sé e siamo noi, sono le sedie, sono i muri, sono le piante, sono le montagne, sono i fiumi, questo è Dio che si pone fuori di sé, e poi è un Dio che ritrova se stesso, si recupera nello spirito, diventando spirito, cosa che non poteva essere all'inizio, se non appunto passando attraverso un'alienazione. Dunque, quella di Hegel è una teologia. L'assoluto di Hegel è Dio, l'idea di Hegel è Dio. La tesi di Hegel è questa, che esiste solo Dio, in se stesso o fuori di sé, che siamo noi. La seconda cosa è questa, il primato del divenire sull'essere. Questo è il Dio di Hegel. Il Dio di Hegel non è l'essere dei filosofi greci, non è il Dio essere della Bibbia, non è il Dio essere della teologia medievale. Il Dio di Hegel, per la prima volta si dice questo, almeno così esplicitamente, il Dio di Hegel è il divenire. Cioè un Dio sempre in movimento, che si pone, che si aliena, che si ritrova continuamente. Il primato del divenire sull'essere è grande, fondamentale svolta della modernità, e che poi ha, ma appunto questo ne sentiremo parlare la prossima settimana, il nostro prossimo incontro, il primato del divenire sull'essere, il Dio divenire e non più il Dio essere, è la grande svolta della modernità ed è la realtà, la tesi più gravida di conseguenze per il nostro oggi. Terza cosa, ultima nota, è l'eterogenesi dei fini. È incredibile che per Hegel non ci sono le cose, l'unica cosa che c'è è Dio, solo Dio esiste, le cose no. Per gli eredi più rappresentativi e più influenti sulla vita, sulla realtà, per gli eredi di Hegel, cioè i due suoi principali eredi, Nietzsche e Marx, sarà vero esattamente il contrario. Dio non c'è. Sono materialisti, esiste solo la realtà materiale, esistono solo le cose. Capovolgono la tesi fondamentale di Hegel. Chiudo, come era partito l'amico Luigi, con una battuta interessante sul linguaggio di questa gente, di lui e dei suoi discepoli più importanti e più fortunati nel seguito che hanno avuto. Dunque, uno di questi, perché citavamo appunto Nietzsche e Marx, che sono i suoi eredi nell'impatto sociale e politico della filosofia di Hegel, ma il suo più rappresentativo erede nella teologia è Karl Rahner, gesuita tedesco. E, bene, gesuita tedesco, di Karl Rahner sopravviverà alcuni anni alla sua morte il fratello Ugo Rahner, al quale, anche lui professore di teologia, al quale domandarono cosa farà professore quando andrà in pensione. Cioè, mi dedicherò a tradurre in tedesco gli scritti di mio fratello. Questo ti dice la comprensibilità di questo discepolo teologico, ma il discepolo in realtà più vero, se appunto accettiamo il fatto che Hegel è anzitutto è di fatto un teologo, quindi di Rahner questo si diceva. Infatti gli scritti di Rahner, che sono voluminosissimi,
sono assolutamente incomprensibili. In tedesco non lo so perché non li posso leggere in lingua originale, ma certamente in italiano sono incomprensibili, e quindi appunto suo fratello questo disse. Bene, ricordo solo che ci vediamo martedì prossimo, perché dobbiamo anticipare, così che finiamo a maggio, finiamo ad aprile, e il maggio dei ceri lo lasciamo libero, anche se ci rivedremo una sera per la consegna degli attestati di partecipazione, che chiedo a tutti coloro che sono interessati di lasciare il nominativo, perché cominciamo a stamparli, così come i DVD, per cui comunque ci rivedremo. Resta il fatto che vi do appuntamento a martedì prossimo per la dialettica hegeliana, promettendo che finito Hegel poi sarà tutto più facile. Grazie davvero dell'attenzione. A martedì. Terza tappa. La rivoluzione moderna. Decima puntata. Verso il nichilismo, la dialettica hegeliana. Buonasera a tutti, eccoci giunti all'ultima serata di questa lunga terza tappa del Viaggio dei Filosofi, che è durata ben 10 appuntamenti, 2 in più degli altri. E siamo ancora su Hegel, dopo averne visto un po' i capisaldi del sistema, una panoramica completa, per quanto i nostri tempi possano permetterla, del suo pensiero. Come promesso, stasera ci concentriamo su un aspetto, quello che riteniamo forse più importante della filosofia hegeliana e che ha avuto una maggiore ripercussione nella nostra mentalità odierna, cioè la dialettica hegeliana. Il titolo della serata è proprio Verso il nichilismo, la dialettica hegeliana, e abbiamo avuto il piacere di avere ancora una volta ospite con noi, cioè il caro Matteo D'Amico, professore che ormai conoscete, insegna filosofia e storia in un liceo classico di Ancona, è un apologeta, un esperto di bioetica, collabora con i Quaderni di San Raffaele, è autore di un bellissimo libro su Giordano Bruno, ma è inutile che ve lo ripresenti ancora una volta, perché mi vanto di poter dire che ormai è un amico, quindi proprio lascio a lui la parola per poter apprezzare, approfondire questa dialettica hegeliana che l'altra volta abbiamo accennato. Questa sera ne facciamo un'analisi un po' più dettagliata, e con la quale lasciamo la rivoluzione moderna in attesa di incontrarci nel prossimo autunno con l'ultima tappa del nostro viaggio, che sarà dedicata alla filosofia contemporanea. Quindi la parola al nostro Matteo. Buonasera a tutti, grazie a Luigi Gislanda per questo invito che ho accolto con molto piacere, sia perché ho avuto modo di vedere diversi DVD, mi hanno colpito molto, ecco, per la qualità, e penso sia un onore, un vanto di una città piccola ma intensa, bellissima come Gubbio, dare spazio alla cultura filosofica, che ha sempre qualcosa da dirci, diciamo, quando si impara ad amarla. Ecco, so che avete fatto questo incontro sul pensiero di Hegel in generale, quindi io mi concentro subito sulla dialettica, che è il nostro tema, e divido un po' l'intervento in 3 momenti. Il primo momento è un tentativo di ricostruire quegli elementi della storia della metafisica occidentale che preparano il pensiero dialettico, okay? che fanno sì che questo pensiero così particolare sia uno sbocco in un certo senso inevitabile, o quantomeno molto conseguente, molto coerente con l'evoluzione che assume il pensiero moderno, anche pre-hegeliano, pre-idealista. La seconda tappa sarà invece un tentativo, nei limiti del tempo che appunto abbiamo, perché mi pare che abbiamo una 50ina di minuti, afferrare almeno l'essenziale della dialettica hegeliana. La terza rapida tappa del nostro cammino
sarà mostrare le conseguenze culturali, filosofiche, ma anche in un certo senso antropologiche, cioè le ricadute antropologiche, spirituali vorrei quasi dire, a livello di ethos collettivo che un pensiero come il pensiero dialettico hegeliano produce, ha prodotto. Quindi partiamo col primo dei nostri momenti. Diciamo, mi concentro su poche cose cercando di sottolinearle molto. Quali sono le premesse più remote del pensiero dialettico? Sono senz'altro una crisi molto profonda che si produce nel pensiero moderno, che se vogliamo recuperare proprio il momento iniziale risale all'univocismo ontologico scottista o camista, che già durante il 300 comincia ad albeggiare. Siamo di fronte ai prodromi di una svolta decisiva della storia della cultura occidentale, cioè la cultura rinascimentale, che sappiamo che, per quanto abbia anche aspetti, per esempio in campo artistico, interessanti, importanti, è in realtà segna anche l'inizio di una crisi profondissima. Pensate solo al fatto che Lutero, la riforma cosiddetta naturalmente, e tutta una serie di altre dinamiche culturali, religiose, nascono, affondano le loro radici proprio nel Rinascimento. Con Scotto e con Occam, in modo remoto, in modo più vicino, con la scienza moderna e poi con Cartesio e il razionalismo seicentesco, si ha un lento spostamento della ontologia, della riflessione, della grande riflessione ontologica, diciamo dalla analogia dell'essere, da un pensiero metafisico che con Aristotele possiamo, e con la scuola aristotelica e tomista definiamo analogico, una visione analogica dell'essere, che adesso chiarisco in modo semplice, a una visione univocista dell'essere. Queste due espressioni sembrano tecniche, lo sono in un certo senso, ma dobbiamo impadronircene almeno in modo elementare, se no faremo fatica a procedere. Con analogia dell'essere, quindi tradizione metafisica aristotelico-tomista, tutta la grande scolastica è essenzialmente, fino a Occam, diciamo incardinata su questa lettura dell'analogia dell'essere, vuole esprimere questa verità, questo concetto. L'essere si può dire in molti modi. C'è un'espressione aristotelica famosissima, pollakos legomenon, no? Detto che può essere detto in molti modi. E cosa significa che l'essere può essere detto in molti modi? Significa che quando uso la copula è, per esempio quando dico Socrate è, intendo dire qualcosa, uso il verbo essere in un modo diverso, anche se analogo, a quando dico che, per esempio, Socrate è vecchio. Nel primo caso esprimo qualcosa di molto forte, faccio cenno, cioè alludo alla natura di sostanza che Socrate è, una sostanza che ha dei caratteri precisi. Quando dico che Socrate è vecchio, alludo a una qualità, un attributo che in qualche modo appartiene senz'altro a Socrate, ma non è fondamentale, non è importante, non è fondativo come altre dimensioni. Insomma, il verbo essere non si usa sempre nello stesso modo, ma si usa e si predica e si utilizza in modo diverso a seconda del contesto. E il significato fondamentale, quello rispetto al quale assume senso ogni altro uso del termine essere, è il significato della sostanza, predicare l'essere secondo la sostanza. Quindi questo semplice concetto, mi rendo conto che forse si può esprimere ancora meglio, ma per adesso accontentiamoci di questa espressione, è il cuore del realismo metafisico greco-cristiano. Realismo metafisico greco-cristiano. Più in profondità, il pensiero greco-cristiano, o se preferite aristotelico-tomista, è appunto pensiero realista, in quanto ritiene che l'essere sia gli enti, il mondo, la realtà, sia una realtà dotata di un senso originario, che in ultima istanza nella visione cristiana discende dal gesto creatore di Dio, e questo senso originario è un nucleo di forza metafisico che abita, struttura dall'interno in profondità ciò che è. Tutto ciò che è in quanto è sorretto, si appoggia su questo nucleo di forza che i greci esprimevano col termine eidos o forma, i medievali con altri termini, ma in definitiva alludiamo a una dimensione formale profonda che struttura l'ente. L'ente quindi non è solo materia innanzitutto, ma è unione di un momento formale, di un momento materiale,
e in esso, nell'ente, si ha una verità, perché la sua forma, la sua essenza è anche sul piano conoscitivo la verità dell'essere, verità che è data originariamente, non è posta in essere dall'uomo, non è il mio gesto di conoscere che produce il senso delle cose, ma semmai io conosco in quanto afferro quella verità che è viva e già si dà dentro le cose. Espresso, ecco, nel modo più semplice, questo è il realismo metafisico greco-cristiano. Qual è la conseguenza antropologica, intendo dire proprio esistenziale, psicologica, spirituale, capace di scolpire i gesti anche delle persone più semplici? Perché voi capite che la metafisica è vero che è disciplina per grandi filosofi, dottori della Chiesa, sommi pensatori, ma Medioevo, che è questa grande età centrata sulla verità, cioè dove al centro di tutto si pone in ultima istanza la verità. Medioevo è questo, ecco, questo mondo così sensibile al momento formale e quindi alla bellezza. L'uomo del Medioevo, anche in fondo il più semplice contadino, respira questa atmosfera. E questa atmosfera è un'atmosfera per noi oggi oggetto quasi di nostalgia, diremmo, in cui essenzialmente la mia vita è comunque, chiunque io sia, posso essere analfabeta, posso essere una persona semplice, ma la mia vita è pensata come comunque fondamentalmente una vita che ha come suo centro un momento contemplativo. La mia vita è vera perché è assediata da una verità che la precede, che la fonda, che è immutabile, che è riconoscibile, che mi ha insegnata. Ecco perché un dottore, un uomo colto, è stimato in un modo che noi facciamo fatica a ricordare o immaginare. Una persona colta nel Medioevo era oggetto di un onore particolarissimo, ma non perché per una sorta di feticismo piccolo borghese verso la cultura, ma perché era il custode, il maestro che guidava, insegnava a contemplare, a riconoscere in ogni campo il diritto, la politica, l'esercizio della giustizia, la dottrina, la fede, la liturgia, l'essere. Insegnava a riconoscere queste strutture profonde, eterne, immutabili, che rendono la vita degna di essere vissuta. Perché c'è in un certo senso di chi essere orgogliosi per i cristiani del Medioevo a pensare che Dio si è degnato di chiamarci a vivere, per esempio, secondo una norma morale eterna, non creata. Perché la legge morale è eterna, come insegnano i grandi padri, i grandi dottori. Dunque io che sono analfabeta, che fatico mungendo le mucche, arando il terreno con fatica, sassoso, io posso in un certo senso divinizzare la mia vita così umile semplicemente rispettando il decalogo che è eterno. Dio si degna attraverso i suoi dottori, il vescovo, i sacerdoti, di chiamarmi a un compito così alto. Vedete, c'è un volto di luce nell'ammonire le persone ad astenersi dal peccato ed è l'appello alla loro libertà spirituale, a conformarsi a una norma eterna, che è una sorta di manifestazione di Dio stesso, non è altro da Dio la legge morale. È un suo rendersi accessibile. Ecco, il Medioevo è, lo esprimo ecco molto sinteticamente, almeno fino alla crisi metafisica scottista occamista e all'irruzione del volontarismo francescano nella interpretazione, diciamo, di Dio, è essenzialmente contemplazione. Allora una società che contempla può costruire il Duomo di Siena in 4 secoli, il Duomo di Milano in 3 secoli. Pochissimi uomini del Medioevo hanno visto compiute le facciate delle cattedrali che pure hanno concorso a costruire. Eppure costruivano lo stesso. Gli scultori potevano scolpire statue che nessuno avrebbe mai visto, nessun uomo ha mai visto fino al 1900 le statue sul tetto del Duomo di Milano, ma le vedeva Dio. E la mia azione era lo stesso meritoria. Ecco, questo mondo è un mondo immobile e proprio per questo estremamente dinamico, capace di un progresso autentico, umano, perché l'umano è fronteggiato dall'Eterno. E io non sono esiliato in quell'inferno che è un divenire assoluto di tutto, un mondo dove tutto diviene,
la scuola post Sant'Ottena, per esempio, è l'inferno. Tutto cambia, la maturità muta incessantemente e non so più in che mondo sono. Invece il Medioevo è un mondo che, proprio perché si pensa come immagine vivente e palpitante dell'Eterno, è profondamente dinamico, abitato da una dunamis, da una potenza sorgiva originaria che solo l'Eterno è in grado di scolpire nel cuore dell'uomo. Ecco, ecco il segreto delle cattedrali, queste viventi immagini dell'Eterno, questa immobilità che solca il tempo fronteggiandolo, vincendolo. Allora, questo mondo a un certo punto finisce. E sorge l'età moderna, l'età borghese, il borghese. Sorgiamo noi. E la linea dell'univocismo ontologico è la linea che, chiedo scusa, sulla scia dei Parmenide, autore che è difficile vincere. Platone, no? Quando deve superare Parmenide dice: dobbiamo deciderci a questo parricidio. Voi sapete che il parricidio nelle culture classiche, ma io vorrei aggiungere, in tutte le culture modellate dall'Eterno, e ovvero in tutte le culture, ma mi correggo, le civiltà veramente umane, è il tabù fondamentale insieme all'incesto. Voi sapete che nessuna pena di morte era aspra come quella per i parricidi a Roma. In 600 anni di cronache romane non risulta un solo parricidio. Ma la legge per chi commetteva il parricidio era la più dura. Si veniva chiusi in una botte chiodate lanciati giù da un colle o chiusi in un sacco di cuoio con un serpente e un cane idrofobo e buttati nel Tevere. Perché pene così dure? Perché appunto parricidio per un uomo delle civiltà arcaiche, cioè che si relazionavano all'Eterno, era la violazione del cardine essenziale che governa il mondo, la auctoritas del pater familias, del padre. Ma con ciò stiamo accelerando, stiamo quasi già arrivando al nichilismo, anche se voi capite che è importante afferrare questa dialettica fra esito antropologico e metafisica. Analogia dell'essere, la verità precede il mio gesto di conoscerla e tutto è modellato dall'Eterno. Certo, il tempo diviene, il mio corpo invecchia, ma io posso invecchiare e morire perché io posso nutrirmi dell'Eterno, che innanzitutto rifulge nel Santissimo Sacramento, questo centro palpitante del Medioevo. Il Medioevo è stato edificato intorno al tabernacolo, intorno al Santissimo Sacramento. La svolta univocista cosa produce? Nell'univocismo ontologico, esprimendolo nel modo più semplice possibile, ma sto in generale cercando di essere molto semplice, è l'affermare che l'essere può essere detto in un solo modo, non in molti modi, non pollakos, non in modo molteplice, ma in un solo modo. E qual è l'unico modo in cui posso predicare l'essere, l'esistenza di qualcosa? È l'identità dell'ente con se stesso. In definitiva, è possibile solo una colossale tautologia, un truismo metafisico, come dicono gli inglesi e i francesi, da truth, verità, cioè una sorta di verità autoevidente, la verità che l'ente è, che l'essere è. L'essere è, non può non essere. L'essere è identico a sé, A uguale A. Non vi ricorda nulla, ricorda il primo principio della dottrina della scienza di Fichte, dove, esplosione moderna, romantica, idealista dell'univocismo, tutto è fondato sul principio di identità e non più sul principio di non contraddizione. L'univocismo impedisce di pensare tutta la vertiginosa profondità analogica dell'essere. Perché in ultima istanza anche Dio, perché il pensiero cristiano si è così facilmente coniugato attraverso il furto sacro di agostiniana memoria col pensiero greco? Ma perché il pensiero greco era un pensiero analogico. Il pensiero analogico permette l'accesso a Dio partendo dal mondo, permette di pensare Dio senza confondere il mondo con Dio, permette di pensare la molteplicità gerarchica e articolata delle sostanze senza confusione in modo ordinato. Posso predicare l'essere di Dio
senza che con ciò riduca Dio al mondo o il mondo a Dio. Posso evitare il monismo e il panteismo. Dio diventa pensabile, è lontano, ma non infinitamente lontano. È lontano, ma non è un Deus absconditus. Mentre nell'univocismo, gnosi antica, forma essenzialmente di univocismo ontologico, o pensiero moderno, Dio non è più pensabile. Dio è infinitamente lontano. Dio è oltre l'essere. Il pensiero è muto di fronte a Dio. Dio posso afferrarlo solo sentimentalmente, Lutero, figlio di Occam e quindi della tradizione univocista. Allora, questo fatto, vedete, già solo questo fatto che l'univocismo rende impossibile pensare la differenza, pensare la lontananza prossima di Dio, la lontananza amichevole di Dio, la lontananza mediata sacramentalmente. E Dio è o l'uno tutto, e si dissolve panteisticamente con Spinoza, Leibniz e tutto il pensiero neo-spinoziano idealista nel mondo, che sia il mondo della natura o il mondo della storia, indifferente, la stessa cosa. Oggi è il mondo della tecnica, è il mondo dei poteri biopolitici sanitari, totalitari. Oh, e Dio è infinitamente lontano, oltre la mia ragione, impensabile. È un Deus absconditus di Lutero, che detestava Aristotele. E quindi posso afferrarlo solo in un empito sentimentale, che proprio in quanto empito sentimentale è una notte in cui tutte le vacche sono nere, per dirla con Hegel. È una notte in cui tutto si confonde, tutto è possibile. È possibile anche un sentirsi tutti fratelli e tutti cristiani allo stesso modo, anche se invece crediamo magari in dogmi completamente diversi. Il dogma diventa male, perché il dogma è analogico, la dottrina è analogica, è razionale, è trasparente, divide. Mentre il sentimento unisce. Una misericordia senza dogmi, la Chiesa dell'Anticristo, una misericordia senza dottrina, la Chiesa dell'Anticristo, la Chiesa dell'Anticristo, una carità senza verità, ma l'Anticristo va benissimo, questa Chiesa, una carità senza dottrina, senza la pietrificazione raggelante della dottrina, dell'analogia, della ragione, dove il cattolicesimo è essenzialmente una cattedrale costruita dalla ragione. Una cattedrale. Ci si divideva sugli iota, sugli apostrofi, sugli accenti di una stessa parola, su sottilissime distinzioni fra simile, uguale, identico, della stessa sostanza. C'erano battaglie durate 5 secoli, come contro l'arianesimo, per un aggettivo. Ed erano santi. Erano martiri, a Nicea metà dei padri erano stati torturati, erano senza le braccia, orbati di un occhio, ustionati fino alle ossa dai ferri roventi della polizia romana. Queste persone, i martiri, i confessori della fede, discettano non delle parole ma delle virgole, degli apostrofi, per difendere la ragione. La carità senza dottrina istituisce la Chiesa dell'Anticristo. L'Anticristo non parlerà contro la carità, no, è sicuro che parlerà di una carità dilagante e infinitamente profonda, commovente, da commuovere le pietre, da rendere figli di Abramo anche le pietre, da far gridare le pietre se non grideranno i cattolici, in onore di questa nuova dottrina onusiana, filantropica, che avvolge proprio tutti, non esclude nessuno. Con ciò noi, vedete, siamo arrivati al nichilismo ecclesiologico, ecclesiastico, teologico. Siamo già oggi. Ma tornando indietro, ci stiamo per buttare nel secondo momento, ho anticipato il nichilismo, ma è una strategia a volte pedagogica vincente. Vi ho letto l'ultima pagina del romanzo di Sherlock Holmes, abbiamo già capito chi è l'assassino. Vorrei dire chi è l'assassinato, più che chi è l'assassino. Assassino lo vedremo fra poco. Torniamo un attimo dalla Chiesa dell'Anticristo, la Chiesa dove la dottrina non si insegna più, ai bambini si insegna che Gesù è misericordia, amore. Mica la dottrina. Mio papà ha imparato a memoria il Catechismo di San Pio X. Dottrinalista.
fariseo, come hai imparato il catechismo a memoria? Sai che c'è l'eresia, sei una militanza, sei l'incarnazione, questo è il cattolico, di una militanza, di una severità dottrinale. Attenta alle virgole, alle sfumature, questo è cattolicesimo, una vigilanza altissima, un volo d'aquila che scruta, che divide, che separa, che condanna. La Chiesa è essenzialmente il gesto di condannare l'eresia. L'unità della Chiesa è data dalla fede, non dalla carità. Dalla fede. San Girolamo, Sant'Agostino, tutti i padri, praticamente greci e latini. Non c'è carità senza fede. Non può esserci. Non c'è carità senza fede. Lo dimostra San Tommaso nel commento al Credo Niceno Costantinopolitano. Bellissimo passo in cui dice: carità è amore di Dio, in ultima istanza l'atto più grande è il martirio, che è atto supremo di carità, ovvero per fede più forte, timore più forte del fuoco dell'inferno che delle pene a cui mi sottopone il tiranno che vuole togliermi la fede. E io ho più timore nel fuoco dell'inferno solo se io ho la dottrina. San Giovanni Bosco, 1876, manuale del giovane avveduto, famosissimo, provveduto, 77 edizioni solo nell'Ottocento, le sette domeniche San Luigi Gonzaga, sei domeniche sono un commento al fuoco dell'inferno, una domenica alla beatitudine del paradiso. 1876, i giovani erano cresciuti così, San Giovanni Bosco, il santo della pazienza, della carità, della mitezza, dell'accoglienza. Sei domeniche di spiegazione dell'atrocità del fuoco dell'inferno, una commento alla beatitudine del paradiso. Così si portavano la fede i dodicenni, così si riempivano i seminari, non c'è un altro modo, perché se l'inferno non c'è, o ne ho una fede vagamente sentimentalistica, psicologica, ma a cosa servono i seminari? E io aggiungo, a cosa serve la Chiesa? A niente, non c'è l'inferno. Io come ne faccio del confessionale dei preti? Ecco, vi ho mostrato il volto di luminosa tenebra. Gesù Cristo rivela l'inferno, essenzialmente l'inferno. Lo nomina 76 volte nel Nuovo Testamento. L'Antico Testamento è abbastanza muto sull'inferno, ne parla pochissimo della vita dopo la morte. È quasi omerico, non si sa bene cos'è questo regno dell'oltretomba, ma lo rivela Cristo. Cercate la via stretta, perché è facile perdersi. Il regno dei cieli patisce violenza, solo i violenti lo rapiranno. Siate violenti nel far morire l'uomo vecchio. Ecco, vedete com'è vertiginoso tutto, com'è vertiginoso. Adesso torniamo a Hegel. La parte finale è già trattata. La dialettica. Hegel arriva ed eredita da Kant questa tradizione. Perché Kant è un univocista. Pensiero kantiano è un pensiero univocista. E Kant, che è figlio di tutta la tradizione razionalista univocista, Cartesio, Spinoza, Leibniz sono pensatori univocisti, Locke, Hume sono pensatori univocisti, ve lo potrei dimostrare ma non ne ho il tempo. Kant è figlio di questa tradizione e radicalizza il cogito cartesiano che voi avete approfondito con i miei colleghi, lo radicalizza in questo senso, che sprofonda nell'io penso trascendentale. Non lo fonda, la grande obiezione neoscolastica Kant, ma visto che sei sempre risalito alle condizioni trascendentali di possibilità di ciò di cui parli, spiegaci cosa permette che si ponga in essere l'autocoscienza. E Kant lì è muto, chi risponde sono gli idealisti. Ma si può rispondere in un solo modo, l'uomo è Dio, non ho un'altra risposta, perché l'autocoscienza è un miracolo ontologico tale che o lo pone in essere Dio, a partire dalla dottrina agostiniana dell'illuminazione, che è l'unica... l'inizio della coerenza, no? Se vogliamo capire con la ragione l'autocoscienza, l'autocoscienza è il divino della storia. L'idealismo, che è essenzialmente ateo, divinizza l'uomo, cioè l'io, la ragione, perché la ragione è inspiegabile senza Dio, la ragione è impossibile senza Dio.
Anche Aristotele qui infatti tace, perché nel famoso passo del De Anima, in cui esplora per Hegel il più profondo trattato sull'anima dell'uomo, sulla ragione, non riesce a articolare un discorso coerente sulla ragione come ragione individuale. Non ci riesce. E l'intelletto attivo rimane dubbio se sia un intelletto attivo personale o collettivo, ovvero divino, tanto che gli arabi lo declinano in termini universalistici, cioè Dio che è l'intelletto attivo. E noi siamo solo un intelletto passivo, quindi non siamo liberi. Kant radicalizza l'io penso e si limita a fare una cosa che Cartesio non aveva fatto. E questa cosa è molto profonda e in un certo senso è vera. Il cuore dell'io, quando dico io in termini kantiani idealistici, dico ragione. Il cuore della ragione è il tempo, è la temporalità. La ragione è temporale. Tutto pensiero successivo è una elaborazione di questo concetto, fino a Husserl, Heidegger, eccetera, eccetera. Il cuore dell'io, della ragione, è temporalità. La temporalità è la grande struttura, la grande forma a priori, la materia prima di cui è impastato la struttura del ragionare, della ratio. Se questo è vero, si ha l'atto veramente conclusivo finale della metafisica occidentale, il tramonto definitivo di ogni realismo, perché in Spinoza, in Cartesio, in Leibniz, soprattutto in Leibniz, c'è ancora, come dire, una residualità di realismo. Ma in Kant cessa di essere presente, perché non vi è più, con Kant in modo implicito, con l'idealismo in modo esplicito, l'apparire dell'essere, ma vi è solo l'essere dell'apparire. Dunque, l'assoluto, superati i residui realistici che in Kant ancora ci sono con la cosa in sé, è ragione o idea, è il pensiero dell'uomo. Il pensiero dell'uomo è il divino, è il divino, è l'assoluto. Non abbiamo il tempo di spiegarlo bene, lo spiego con la libertà, che è la stessa cosa, perché nella tradizione cristiana la ragione è non solo intelletto, ma è anche ragione libera, ragione che vuole, ragione che esercita atti liberi. La libertà è inspiegabile in termini immanentistici. La libertà, come la ragione, cioè l'autocoscienza, postulano, esigono l'assoluto Dio, Dio creatore, per essere spiegabili, proprio in termini puramente razionali, filosofici. Infatti tutti i greci hanno dovuto per forza giungere a Dio, per cercare, senza farcela, di fondare l'umano. Ma il pensiero moderno, che per motivi adesso non recuperabili, troppo complessi, è intimamente ateo, rinuncia con un atto veramente, in un certo senso, luciferiano, che è compiuto più che degli idealisti da Goethe, che è il maestro segreto, grande iniziato di tutto l'idealismo, rinunciano a Dio. Vi ricordate quel famoso verso del Faust, in cui Faust, che sta vivendo tutto ciò che è possibile vivere, legge il prologo di Giovanni in un empito di fervore religioso, il famoso versetto dove Faust legge all'inizio, dice in principio era il verbo, en arche, no, en o logos, e dice no, non è possibile, no. In principio non era il verbo, era l'azione. E voi sapete che questo passaggio è ripreso praticamente alla lettera in Fichte, il fondatore dell'idealismo. Passo avanti, cerchiamo, vi prego di seguirmi bene su questo punto. Ho il faro negli occhi, vi vedo poco, capisco poco se mi state seguendo o no. Faccio un atto di fede, non nell'inferno ma nella vostra attenzione. O nell'inferno della vostra attenzione. Se è vero che l'inferno sono gli altri, no? Come diceva Sartre. Allora, cerchiamo di capirci. La ragione, la libertà è impossibile se Dio non è. In termini immanentistici, ateistici, è impossibile l'esistenza di un soggetto individuale libero e autocosciente. Tanto che l'ateo più consapevole, più profondo, Spinoza, l'ha già detto nel 1600. Tanto che il vero maestro di Goethe e degli idealisti è Spinoza. In Germania c'è una grande riscoperta di Spinoza proprio insieme a Kant e prima dell'esplodere del romanticismo idealista. Il soggetto, io e voi, ognuno di noi, non possono esistere se non sono creati come soggetti autenticamente individuali.
È Dio il garante della nostra ragione e della nostra libertà. L'avrete ben visto in tutto il pensiero medievale. Dove tramonta Dio, tramonta con Dio anche la persona. Non è più possibile pensarla. Gli idealisti, per motivi complessi, anche esoterici, non dimentichiamo che Goethe è un grande massone, Fichte è un grande massone, Kant è un grande massone, Schelling è un esoterista, uno studioso di magia, Hegel fiancheggia gli Illuminati di Baviera, molti amici fra i 2000 denunciati dalla polizia bavarese come membri di questa loggia veramente di satanisti. Quindi c'è una forte collateralità, non dimentichiamo. Queste persone rinunciano a Dio, rinunciano a Dio. In qualche modo assolutizzano l'uomo. Dio è l'uomo. Ma la dialettica, con tutto questo arco di pensiero, questo vertiginoso arco di pensiero, che è sempre emozionante capire, cercare di far capire, è una cosa grande quella che è in corso, perché vedete, siamo un po' tutti in questo gioco, lo vedremo fra pochissimo, controllo l'ora, ho iniziato alle 20, sono le 57, quindi abbiamo un quarto d'ora. Questa dialettica cosa c'entra con tutto questo arco di pensiero e questo passaggio che è il cuore dei problemi, diciamo, filosofici moderni, dall'analogia all'univocismo? Perché l'univocismo produce la dialettica? La dialettica è figlia dell'univocismo. Lo provo a spiegare nel modo più semplice possibile. Se ogni volta che predico qualcosa di qualcos'altro, cioè uso la copula, unisco un attributo a un soggetto, Socrate è buono, io ho un'idea di essere, di verbo essere, univocista. Per gli idealisti, già per Kant, ma più lucidamente per gli idealisti, sto predicando l'identità di Socrate della bontà. Per Tommaso d'Aquino non è un problema dire Socrate è buono, perché non uso la copula nel senso del predicare l'identità assoluta A uguale A di Socrate della bontà, ma lo uso in senso analogico per elencare, per indicare una qualità, un attributo come tale contingente, accidentale di Socrate, che adesso in questo momento è buono. Ma Socrate non è la bontà. Per gli idealisti, per gli scopritori della dialettica, il verbo essere indica sempre l'identità. C'è solo l'identità. Ciò produce due conseguenze. La prima conseguenza è che ogni giudizio, Socrate è buono, la Prussia è potente, la legge è difficile, io sono un uomo, e via proseguendo, qualunque struttura, qualunque giudizio, produce una torsione e una tensione, diciamo, logica e ontologica molto forte. Perché predico qualcosa che a rigore è impossibile. Schiaccio il soggetto sul predicato e il predicato sul soggetto, in un gioco di rimbalzi ingestibile nei termini della logica aristotelica proposizionale classica. È ingestibile. L'analogia dell'essere permette un giudizio articolato, perché il giudizio riflette sul piano logico-linguistico la struttura analogica dell'essere, dove l'essere si dice in molti modi, non dico sempre l'identità dell'ente con se stesso, ma l'analogia dell'essere non c'è più come strumento essenziale di messa in trasparenza della realtà. E quindi, se posso dire solo l'identità dell'ente con se stesso, io ho una sorta di impossibilità logica, perché non posso più dire Socrate è buono se non dicendo che Socrate ha la bontà. Allora c'è un grande genio, perché Hegel è un grande genio, veramente superiore, indubbiamente. Questa torsione che abbiamo ricostruito, sia pur molto sommariamente, nelle mani di questa mente incredibile, questo grande intelletto, viene forzata dentro una, diciamo, viene usata come una sorta di piede di porco con cui rovesciare tutta la logica aristotelica e rinunciare, congedarla definitivamente. E la dialettica assume a suo fondamento, lo dice Hegel in un suo scritto del 1801, la sua primo studio di logica,
contraddizio regula veri, non contraddizio regula falsi. È vero solo ciò che è abitato da una profonda originaria contraddizione. Ciò che non si contraddice è falso. E citando Spinoza, riprende Spinoza, il primo univocista consapevole, e dice: omnis determinatio est negatio. Cioè, se io dico Socrate è buono, non sto dicendo che è qualcosa che è impossibile dire che è, perché sto dicendo che Socrate non è Socrate ma la bontà, o che la bontà non è la bontà ma coincide con Socrate, che è assurdo da ambo i lati. Ma sto semplicemente producendo un modo per esprimere l'enorme quantità di nulla che abita Socrate. Perché dire che Socrate è buono è dire che Socrate non è tutto ciò che non è bontà. L'ente incorpora come suo fondamento opaco, cieco, il nulla che lo assedia. Il non essere diventa il fondamento dell'essere. Attenzione, sono esiti obbligati. Non è che poteva fare altrimenti Hegel. La dialettica è, sto esprimendone proprio pochissime parole, volevo fare un discorso lunghissimo, ho 30 pagine di schede, ma ne sto commentando una, perdonate. La dialettica è il tentativo di riuscire a dire questa cosa terribile, questo rovesciamento veramente terribile della logica e della metafisica analogica aristotelica tomista. Il non essere precede e fonda l'essere. L'essere. È il non essere, è la contraddizione. La contraddizione sul piano logico è il non essere sul piano ontologico. È la contraddizione, è il non essere che palpita nelle cose, che le muove, che le nientifica, vernictung, no? Le nientifica dall'interno, le mette in movimento malgrado loro, le rende storiche, le fa accadere. E quindi in questo rovesciamento non c'è più l'eterno, non c'è più l'immutabile, non c'è più Dio, perché c'è solo il gioco di un eterno divenire, una marcia insonne, che in ultima istanza, poiché è una marcia assoluta, è una marcia sul posto. È una marcia sul posto, è un divenire apparente, in realtà è un divenire immobile, perché è circolare, è eterno. È, nella mia metaforica, infernale, che è... Per Hegel consapevolmente è il mondo moderno, è la borghesia, è il borghese, è il borghese. Hegel è l'uomo che dice la preghiera dell'uomo moderno sono le gazzette economiche del mattino, che a lui arrivavano da Londra tutti i giorni. La preghiera dell'uomo moderno è la lettura delle gazzette economiche del mattino. Mettete TG1 al posto di Gazzette Economiche del Mattino e pensate alla vostra vita in questi ultimi 20 anni. Il presente che diventa assoluto, internet, che non ha più passato, non ha più futuro. Dio quindi che è già presente, l'escaton che è accaduto, perché l'escaton è l'uscita dal tempo. Dove non c'è più tempo c'è l'escaton, o l'inferno, o l'inferno. C'è il regno eterno o c'è l'inferno. Vedete, è paradossale, la storia, questo è l'idealismo, ma non è l'idealismo, questo è il mondo moderno. La storia, la mia vita, perché la mia vita è storica innanzitutto, la storia dell'uomo, ma quindi anche la mia vita di borghese, di piccolo borghese, sentimentale, fragile, gelatinoso, e proprio per questo cattivo, arido, senza cuore, senza pietà, che si commuove per un cucciolo, non per un bambino. Il borghese. La storia, quando non è fronteggiata da Dio, è un presente impossibile e atroce. È una vita che non più fronteggiata dall'Eterno, da queste cattedrali metafisiche che illuminavano il tempo, che aveva senso perché non era solo tempo, non era tutto tempo.
c'era il non tempo, il non diveniente, l'eterno, che per così dire trasudava anche nella mia storia attraverso la bellezza dei volti, dei bimbi, delle cattedrali, della Santa Messa. Allora la vita è possibile, la fatica è possibile. Se la mia vita ha occasione di vedere lo squarcio nell'opacità dell'essere da cui la luce dell'Eterno irrompe nella mia vita di lebbroso, di miserevole, di sconfitto, di vinto. Cos'è tutto questo se io contemplo l'Eterno, anche se non sono laureato, semplicemente varcando la porta di una chiesa, vedendo alzare l'ostia e tremando un cuor mio, crollando in ginocchio di fronte alla processione del Corpus Domini. La vita, l'atrocità del divenire, che angosciava i greci, che sapevano che senza Dio la vita è atroce, è una sconfitta inutile, è una passione inutile, è una passione borghese. Caro agli dèi chi muore giovane, non era nichilismo, era realismo, era alta metafisica. Era alta metafisica. Se il borghese si ricordasse più spesso che non crede più in Dio, non vivrebbe un istante di più. Ecco, la dialettica, e ho concluso, mi scuso se ho esondato, ecco un pochino, ma la dialettica, ho davvero concluso. Con queste immagini, che cos'è la dialettica? La dialettica è essenzialmente questo, riguarda la nostra vita. Perché se l'Eterno non c'è più, il grande Pan è morto, dirà Hegel, Dio è morto. Lo dice un secolo prima di Nietzsche, che è l'ultimo grande hegeliano. Hegel, che insisto a dire che è un genio, in sostanza cosa ci dice? Qual è la sua lezione? È questa, se non c'è più l'Eterno, se non c'è più Dio, se Dio posso solo pensarlo perché la ragione c'è, e la ragione è che sa che è impossibile senza Dio, o è Dio o l'ha creata Dio. Questo è patristica, questo non è Hegel, questo è il padre della Chiesa. Hegel che non crede in Dio, ma forse non vuole credere in Dio, forse non si può non credere in Dio, si può solo non voler credere in Dio, è diverso. Hegel, che o non crede o non vuole credere in Dio, ma vede che c'è la ragione, ma è obbligato, perché è un logico sopraffino, a dire la ragione è Dio. Quindi l'uomo, non io o tu, ma l'umanità marcia nella storia, questo divenire assurdo, arido, opaco, è Dio. Se Dio diviene, perché la ragione si manifesta in forme storiche, in forme culturali che sono tutte vere, è tutto vero per Hegel. Ma l'idealismo è una scoperta di questo. Ma è ovvio, se non c'è più la verità, tutto è vero. È come l'ecumenismo. Se non c'è più la fede, siamo tutti fratelli. Se non c'è più la fede, gli ebrei sono fratelli maggiori. I protestanti sono fratelli minori, i calvinisti sono cugini di secondo grado. Ma è ovvio. Eh beh, certo, non c'è più la fede, non c'è più la verità, quindi c'è la carità. Allora, la ragione c'è, ma se Dio non c'è, la ragione è Dio. Non io o te però, non in ognuno di noi, perché Dio Hegel sa che è uno solo. E allora questa ragione collettiva, questo Geist, questo mistero del prodursi di forme culturali che sono tutte vere. Ecco di nuovo la nozione con l'hegelismo, la dialetticità dell'ecumenismo. È tutto vero, tutto vero. Ma se tutto è vero, che cosa è vero? È vero ciò che io ho la forza di imporre nel presente come vero. È vero ciò che trionfa nel presente attraverso quell'igiene della storia che è la violenza, che è la guerra. Grande madre, grande genitrice di tutto ciò che è la guerra, polemos,
Ecco il ritorno di Eraclito l'Oscuro, che Hegel ha detto, ho assunto nel mio pensiero fino all'ultimo epigramma. La guerra, madre di tutte le cose, di tutto, re. E dunque la guerra che cos'è? La guerra è l'atto nichilistico, ho finito davvero, violento, rivoluzionario, che impone nel presente una verità che è creata, in senso proprio letterale, dalla mia prassi demiurgica, trasformatrice, gnostica, che è posta in essere, è creata delle mie mani di mago gnostico, dalla mia frenesia attivista, l'attivismo gnostico che palpita in ogni eresia e palpita nell'americanismo e nel movimentismo e nella falsa carità filantropica del cattolicesimo senza fede di oggi. Non conosco più nemmeno i due misteri fondamentali della mia fede. Se li conosco devo dimenticarmene, perché da dottrinari dividico i dogmi, ma faccio la raccolta dei panni per Ruanda e non so, mille altre cose buone in sé, per l'amor di Dio. Le fa anche però il Grande Oriente d'Italia. Questo piccolo problema, non lo sapete, apre ospedali in Uganda, in Africa, non lo sapete, apre gli ospedali, il Grande Oriente d'Italia. Allora non basta se faccio quelle cose lì, quelle cose lì le fa anche il Grande Oriente. Devo avere la fede, devo dividere, devo essere insopportabile al mondo senza Dio, devo essere un cattolico, perché se è vero, dialetticamente, questo è il segreto di Hegel e di tutto il pensiero moderno già in Scott, ciò che volontaristicamente questo Dio terribile fatto d'acciaio che combatte nella storia, che riesce a imporre nel presente, allora in ultima istanza il destino della modernità è, sul piano politologico, la tirannia più aspra e più severa che la storia abbia conosciuto e che già si annuncia, sta levando le sue corna il piccolo agnello belante con voce melliflua che eleva la sua testa apocalittica e seducente dietro la grande bestia. L'agnello che parlerà parole così dolci che, se fosse possibile, qualche mistico ha detto, avranno la potenza di convincimento e la dolcezza che aveva la voce insuperabile del figlio dell'uomo quando si è incarnato per predicarci l'unica verità cattolica. Con ciò vi ringrazio e vi lascio. Guardate il fioretto che ho fatto, ho rinunciato a 30 di pagine, quindi sono stato bravo. Io ho solo l'arduo compito di aggiungere due parole, ma proprio due di numero, e dopo il fiume in piena del professor D'Amico, e perché questa serata è anche serata conclusiva di un percorso, in 10 serate, quindi un lungo percorso che ha impegnato noi, ma ha impegnato non di meno anche voi, e un percorso che anche alla luce di questa ultima rivelatrice serata possiamo rileggere all'insegna di questa conclusione. La filosofia moderna, cioè quasi 600 anni abbiamo percorso in queste 10 serate, e che alla fine esprimono questo, ci hanno insegnato questo, che siamo davanti a una grande alternativa, che è l'alternativa che percorre tutta la storia della filosofia, ma che in questi quasi 600 anni ha dato la risposta che abbiamo ascoltato questa sera. L'alternativa è che o l'assoluto sono io o l'assoluto è un altro. Questa è la scelta che abbiamo avuto davanti e che abbiamo visto hanno avuto davanti i filosofi che abbiamo studiato in queste 10 serate, con la risposta
data da loro che abbiamo ascoltato adesso, la risposta opposta rispetto a quella che abbiamo sentito nelle 16 serate delle due tappe precedenti. Avevano dato una risposta, queste 10 serate ci hanno dato l'altra risposta. Abbiamo ancora davanti, se Dio ci darà vita e se dureremo la fatica, come ha detto qualcun altro più illustre di noi, se dureremo la fatica, abbiamo davanti l'ultima, un'altra ultima tappa per verificare ulteriormente la risposta a questa fondamentale domanda: se l'assoluto sono io o se l'assoluto è un altro. E in base a questo, come diceva giustamente il professor D'Amico, si tirano conseguenze fondamentali, decisive, concrete per ciascuno di noi e per la vita che viviamo e per la nostra società.